È Campana la prima pellicola cinematografica a tornare nelle sale dopo il lockdown provocato dall'epidemia di Covid-19. Al cinema da oggi Amen di Ciro Villano, invitato questa mattina nel Consiglio regionale della Campania insieme agli attori del cast a presentare il suo film ambientato tra Napoli e il piccolo borgo di Montecalvo Irpino in occasione dell'uscita della pellicola nei cinema italiani. All'incontro con il presidente del Parlamento regionale, Rosetta D'Amelio, e la consigliera Bruna Fiola, il regista napoletano non ha nascosto la sua speranza che il film possa produrre gli stessi effetti positivi sul territorio che ebbe qualche anno fa il Benvenuti al Sud di Luca Minieri con Alessandro Siani e Claudio Bisio. Adesso, ringraziando il cielo, con la distanza, il distanziamento, stiamo riuscendo a superare questo problema e non vedo perché non si debba, pure perché nel cinema si sta bene, d'estate andare al cinema è bellissimo. È un posto dove sta l'aria condizionata, come il centro commerciale, però se tu vuoi un centro commerciale e spendere 85 euro a famiglie, figli e creature, giurati, vieni un cinema, 8 euro. È un film che parla dell'ambiente, sappiamo quanto è importante la difesa dell'ambiente in questa regione martoriata da anni, da tante problematiche relative all'ambiente. E soprattutto di un ambiente che si tenta di inquinare anche in un'area incontaminata della nostra regione. Montecalvo, un bellissimo borgo, un borgo meraviglioso delle aree interne dell'Irpinia. È un film commedia, però riesce a trattare temi importanti come quelli dell'ambiente e riesce anche a valorizzare, a dare il protagonismo giusto a degli attori che invece di solito vengono lasciati nell'angolo. Quindi gli ultimi in questo film sono protagonisti.